Cercarla. Sì. Signor Baldi. Oddio! Bon Dieu. Signor Baldi! Tra poco sarà di scena. Mercedes ha già cominciato. Pensaci tu. Sono al limite. Stasera l'ammazzo. Un pienone stasera, signor Baldi. Ah sì? Quanto? Un milione più di ieri. Beh. Ah, signor Baldi, che facciamo per il conto del principe? No, no, basta con le riduzioni. A quanto è arrivato? 500.000. E in quanti sono? 2. Vabbè, allora non mettere in conto i caffè. D'accordo. Signor Baldi, non ci riesco. Non ce la faccio. Insisti, insisti. Ho insistito, ma è inutile, non serve a niente. Vabbè, dia Mercedes di tirarla per le lunghe. Mercedes. Delizioso. Grazie, grazie. Assolutamente. Thank you very much. Oh, caro, delizioso. I miei complimenti, Renato. Philippe, tavolo 18. Signor Baldi. Buonasera, dottore. Ah, signor Baldi. Comprendo la borsa. Mi spiace disturbarla a quest'ora, ma non vuole saperne d'alzarsi. Stava mangiando, eh? Eh già. Mi spiace. Dovrebbe già essere in scena da 10 minuti. Invece continua a piangere, continua a piangere. Via! Via! Sono io, Zaza. Sono il dottore. No! Zaza. No! Zaza. No, la imploro! Ma deve andare in scena, Zaza.
Adesso Zazà da brava si toglie quel lenzuolo e il dottore la visita. No, sono un mostro. Sono orribile, dottore. Zazà, il suo pubblico attende e la mia cena si raffredda. Basta con i capricci da prima donna. Dottore, sono così infelice, ma così infelice, passerà. Se sapesse. È solo un po' di depressione. Passerà presto. Ho voglia di morire, dottore, ho voglia di morire. Ma lei stava cenando? Sì. Si rovina a riscaldare? Coniglio alla cacciatura. Oh, non si rovina allora. Guardi, ne insegno. Intanto lo metta in una terrina col suo sughetto a bagnomaria. Ci aggiunga un niente d'aceto e una noce di burro. Ma attento, se il sugo è un po' lento, basta un pizzico di farina. Una cosa, l'acqua non deve bollire, se non si attacca si deve puntare. Allora, muori o cucini? Ma senti qua chi parla! Se sto così è colpa tua! Guarda come sono ridotto per colpa tua. Una larva umana, un fico succhiato. Una larva umana, un fico succhiato. E quando penso che prima di incontrarti ero un fiore, avevo una pelle soda, vellutata. Guarda adesso che orrore che sono. Tutte le sere la stessa canzone. Ti ho registrato ieri. Eccolo, vede, io soffro e lui gioca. Vuoi continuare in playback? Facciamo la punturina. Ah, dottore, no, la prego, la punturina no. Allora bisogna essere ragionevoli, lei lo capisce? No, la punturina no, sarò bravo, vedrò. Va bene. Però siamo d'accordo, andrai in scena. Ha qualche calmante? Sì, ci sono rimaste un paio di pillole nel cofanetto sul comò. Sa, ne prendo una ogni tanto. Se vuole un tubetto posso procurarglielo io. Un paio di pillole. Due compresse come al solito dopo lo spettacolo. Arrivederci. Grazie, dottore. Lei capisce, la stagione è appena cominciata. Se quello non canta, che cosa faccio? Chiudo il locale o mi ammazzo? No, non è grave. È solo un po' di stanchezza. Cerchi di essere gentile con lui e tutto andrà bene. Buonasera, signor Baldi. Va bene. Arrivederci. Tanto grazie, dottore. E scusi il disturbo. Lo sai che ore sono? Dillo che mi vuoi rovinare. Dillo. Lo fai apposta, eh? Truccati anche le gambe adesso. Non si vedono le gambe in scena. L'indifferenza è la cosa più terribile che ci sia, Renato. Sto a dieta da 2 mesi. E tu non ti sei neanche accorto che sono dimagrito. Mi sono rovinato la salute per te, con anoressici e diuretici vari. E tu niente. Non un cenno. Non un minimo di apprezzamento. Non mi vedi più. Non mi senti più. Tanto per dirne una, l'altro giorno ho preso un completino delizioso. L'ho messo. L'ho comprato per te, sai. Niente. Sono di vetro. Albene, io finisco in manicomio se continui. Oh, è possibile. Tu non mi ami più, Renato. Dopo tanti anni insieme, mi guardi come un piatto di minestrone, non come la regina della scena. Tu mi tradisci, lo sento. Oh, ci risiamo. C'è un uomo nella tua vita, è chiaro? Sì, per questo ce n'è più di uno. Ce ne sono 250 che aspettano che la signora si degni d'andare in scena. Pagano salato per vederti, per applaudirti, per applaudire la grande Zazà Napoli. E tu che fai mentre sono in scena? Dove te ne vai, eh? Mentre io mi ammazzo per te. Su, avanti. Picchiami. Su, picchiami. Allora, come va? Ma schiaccio. Andrà bene, non preoccuparti, coccolone mio. E poi guarda, tesoro, non si vede neanche. Ti sei fatto male, eh? No, no. Con i tuoi pugnetti. Ma no, no. Però adesso va, va. Tesoro. Allora mi ami ancora, vero? Ma sì, ti amo ancora. Adesso però va. Io che c'è?
Il mio ventaglio. Ma sì, adesso te lo porta giù, Jacob. Il mio ventaglio, non posso cantare. Jacob, porta giù il ventaglio alla signora. Vai, vai. Il ventaglio! Ciao. Buonasera a tutti, carissimi. Ciao. Messo, messo. Grazie. Brava, brava Mercedes, adesso, va, no, hai cantato fin troppo, adesso te ne vai. Su, su, e voi cosa fate? Rimpalati, muovetevi. Dai, metti su l'annuncio del bene, muovi. E no, basta con i cioccolatini, basta. La splendida, la meravigliosa, la più grande, da da Napoli. Mira, Renato, la tua bella mi ha scassato le balle. Mercedes, ti proibisco di urlare così quando una tua collega lavora. Ma quale lavoro? Ormai potevo finirla da solo la sera. E invece te lo pigli in culo. Sì, ma prima mi dici per cosa sono pagato. Per cantarne 4 o 8 de canzonette. Per cantarne 16. Un cuerno! Io non puedo dipendere dalle mestruazioni della tua signora. Non pensa che passare da letto all'altro la vacca. Ah, ti permetti di parlare così di Alben e io ti punisco. Da domani ti vesti da uomo. No, da uomo no, perdona. Quello che hai detto è detto, Ettore. No, Ettore no. Sì, Ettore. Allora, questo ventaglio, porca puttana! Arriva, Alben! Cheese! Jacob, ti ho già detto che non voglio vedere la servitù girare nuda per casa. Non le piace? Ma perché non vuole farmi ballare? Mi guardi bene. Ho forse qualcosa in meno delle altre. Anzi, hai qualcosa in più, anche se non ti serve. Va, va, vatti a vestire, muoviti. E prenditi la serata di libertà. Così non ti avrò più tra i piedi. Ancora. Posso parlarti un minuto, Renato? No, no, è tardi, Petunio. Ho un appuntamento e non puoi sfinirmi a quest'ora. Che c'è? Che c'è? Petunia. Cosa hai combinato ancora? Aspetto un bambino. Come? Aspetto un bambino. Hai fatto un altro figlio con tua moglie? Sì. Ma è il settimo. Sì. Come puoi pensare di far carriera? Vieni, guardati. Guardati allo specchio. Guarda come ti ha conciato quella donna. Lo vedi che diventi vecchio di giorno in giorno? È vero. Va bene, parlerò con l'amministratore per farti risarcire l'infortunio. Oh, grazie. No, 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 no. Vai, vai. Vai a lavorare adesso, a lavorare. Ti sono infinitamente riconoscente, grazie. E piantala con questa fissazione. Sì. Jacob, togli subito quella roba dalla testa, altrimenti glielo dico io ad Alben che metti le sue parrucche. E io gli dirò che lei ha dei tête-à-tête galanti mentre lui lavora. Oh, vai, 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 vai a spasso, cretina. Tesoro mio, vieni qui. Sei sempre più bello, lo sai. Entra. Mi offri da bere? Scotch? Champagne? Un po' di champagne. Subito, cara. Zaza è in scena? Sì. Ne avrà per 2 ore. Possiamo stare tranquilli. E Jacob? Gli ho dato la sua serata di libertà. Siamo completamente soli.
Sei in forma, sai? No. Sono gonfio. Il lavoro. Lavoro troppo, mi arrabbio e allora poi mi gonfio. Davvero mi trovi in forma? Smagliante. Sei molto gentile. Sì, effettivamente il fisico regge. Ho una cosa importante da dirti. Sì. Non è facile. Io mi sposo. No. Volevo scrivertelo, ma sai, per lettera... È una ragazza davvero fantastica, vedrai. Ti dispiace? Beh, no, no. No, anzi, dovrei essere contento. Ma come, ho sempre desiderato che almeno tu ti innamorassi di una donna. Quindi dovrei essere contento. No, tutto bene. Tiro su un ragazzo per 20 anni. Mio figlio. E poi arriva una tizia e me lo porta via. Puttana. Beh. Puttana, sì, puttana. Papà. Scusami. Ma continueremo a vederci come sempre. Ascoltami bene, Lorenzo. Se proprio vuoi sposarti, non metti più piedi in casa. Non ti do una lira e non ci vediamo mai più. Scegli. Addio, papà. Ma dai, cretino, vieni qui. Su, festeggiamo il tuo matrimonio. Pensavi che avrei accettato? No, ma valeva la pena di tentare. Su, brindiamo. Un matrimonio va sempre bagnato. Evviva la sposa! Come si chiama la puttana? Papà, ti prego. Scusami, come si chiama la ragazza? Adrienne. Così tu a Parigi ti vedi da un anno con un ragazzo? E io lo so soltanto adesso. Rispondi! T'ho detto di rispondere! Ma così le metti paura, Simone. Non parlerà mai se fai così, scusa. Mamma, ti prego. È un bravo ragazzo, papà. È molto serio. È stato lui a parlare di matrimonio. Cosa fanno i suoi... Cosa fanno i suoi genitori? Pronto? Sì, aspetti. È per te. Pronto? Sì, io gli ho parlato. E tu? Gli ho parlato anch'io. È felice. Puttana. Ha stappato perfino lo champagne per festeggiare la notizia. Ho ancora il bicchiere in mano. Ascolta. Al nostro amore, Adrienne. E ora te lo passo, eh? Papà? No, no, no. Papà? No. No. Sì. Allo? Brindo la vostra felicità. No, no, non lei. Mi scusi, si è rotto leggermente il bicchiere. Porgo i più sentiti auguri di tanta felicità. Tieni. Puttana. Fai un servizio nuovo. È simpatico tuo padre. Senti, io sono qua con i miei. Posso richiamarti domani mattina? No, no, sono contenti, non ti preoccupare. A domani, ciao. Lì è andato tutto bene. Beh, meno male. Hai sentito com'era chiara la voce? Era come se chiamassero da qui vicino. Eppure veniva da Saint-Tropez. Beh, io...
Vado a letto. Buonanotte. Ma Adrienne, ti abbiamo chiesto cosa fanno i genitori di questo ragazzo. Ah, i genitori? Niente. Beh, sì, ecco, adesso sono in vacanza sulla Costa Azzurra. Sì, ma non saranno sempre in vacanza, spero. Ah, no. Insomma, cosa fa il padre? Il padre? Ma si occupa di roba artistica, credo. Artistica? Sì, culturale, insomma. Sì, è addetto culturale, ecco. È addetto culturale all'ambasciata italiana. Oh, bene. E nella diplomazia? Oh, i diplomatici, gran signori. Sì. Non credi che fosse la prima cosa da dirci? E la mamma lavora? Sua mamma? No, no. La mamma si occupa dei bambini. Oh. Ne ha tanti. Buongiorno. Buongiorno, signor Albin. Ciao, caro. Come va, signor Albin? Buongiorno, signor Levesque. Il piccolo è arrivato. Un arrosto speciale, allora. Bravo, me lo prepari che torno a prenderlo. Grazie. Buongiorno. Signor Lopez, vorrei della pasta fresca e anche del parmigiano. Ah, il piccolo è arrivato. Sì, se non mi sbrigo non si andrà mai a tavola. Buondì, signor Lefarge. Buongiorno, signor Ben. Come al solito? Sì, la mille foglie. E lei ci scrive? Al mio Lolo, la sua tatina. Al mio Lolo, la sua tatina. Sì, prendo il pane e scappo perché oramai sta per svegliarsi. Il dolce glielo mando? Non lasci, manderò Jacob a ritirarlo a mezzogiorno. Le rubo un choc choc, eh? Grazie. Ciao. Jacob, la colazione. Chi ho visto, eh? Chi ho visto là? Chi è arrivato? Il piccolo uomo bianco. Vai là. Ma questo caffè è proprio una schifezza. Voi francesi fate proprio un caffè di merda. Mi hanno dato del negro, mi hanno dato della checca, ma del francese mai. Passerotti, sono qua. Arriva la vivandiera. Buongiorno, cara. Buongiorno, signora. Allora, com'è andata? Ti sei divertita ieri sera? Mi ha portato a ballare. Allora, adesso metti a posto la spesa. Oh, attenta alle uova, mi raccomando. E non scordarti a mezzogiorno di andare per la millefoglia dalla Farge. Ma certo. Buondì, tesoro. Oh là là, quella barbaccia che punge. Mm? Dorme. Sono andato a vederlo prima di uscire, è uno splendore. Perché non mi hai avvisato che Laurent arrivava? Mm? Non t'avrei fatto la scenata. La verità è che tu me lo nascondi. Non sopporti di dividere tuo figlio con me. Lo vuoi tutto per te e così. Mi cacci, mi cancelli. Oh, ho una fame. Ma lì, hai una faccia stamattina. Ti gira storta, eh? Si sposa. Come? Mio figlio si sposa. Oh, quanto sei stupido. Sai, gli ho comprato gli scampi. Ci va matto lui anch'io. Volevo prendere le aragoste, ma poi erano un po' troppo care e così ho preso gli scampi. Mm? Ah, sai che è buffo? Proprio una settimana fa ho sognato che Laurent si sposava e che noi due piangevamo. Per primo gli faccio della pasta fatta in casa, con la panna, il tartufo e il parmigiano. Non sarà? Non dicevi sul serio? Con una ragazza che ho conosciuto da un anno, a Parigi, sai, frequentavano la stessa scuola. Una ragazza donna? Oh, che orrore! Povero piccolo, l'ha accalappiato perché è così. Così giovane, così inesperto. Si rovina la vita quel bambino. Gliel'ho detto. E come se gliel'ho detto. Ma lui non ci sente. Dice che sarà felice e io gli auguro di essere felice. Non c'è niente da fare. Beh, sì, lì per lì, sai, ti fa male. Così all'improvviso è un colpo. Ti senti come se ti mancasse l'aria, ecco, sarà. Sarà anche il fegato. Fa nulla, passerà. Che gran troia quella puttana, eh? Sento che l'hai informato. Ah, eccolo, lo stupidone. Allora, neanche un bacetto alla tua tatina? Ce lo portano via, Renato, e non ne avremo più altri. A meno di un miracolo. Ho pensato molto a questo matrimonio, Simone. Signorina, sul discorso del presidente,
Sostituisca la parola canaglia con mascalzone. Chiudo. Chissà la faccia della signora Giard se sposiamo il figlio di un diplomatico. No, no, corregga. Senta bene. Metta al posto di mascalzone degenerato. Considerando le tue origini, Simon, pensa che matrimonio. Tu sei figlio di un modesto questurino. Ma no, ma no, basta! Non ricominciamo con questa storia, Luis! Mai stufato, mai! E che sarà? Questurino di qua, questurino di là, hai scocciato, porcaccia miseria! Ci manca anche che me lo mangi. No, Adrienne è troppo giovane. L'argomento è chiuso. Pronto? Sì, in persona. No. Oh, Gesù. Non mi dica. Oh, là, là. Oh, là, là. Oh, là, là. Che è successo, Simon? Il presidente Berthier è morto. Il presidente? Dio santo. Nelle braccia di una donna. Una prostituta. Tra le braccia di una? E minorenne per di più. Come? Minorenne. E negra. Sei sicuro? Una prostituta minorenne di colore. Oh là là. La mia carriera è fottuta. Ma non dire così, Simu. Tu non sei responsabile. Ma mi ascolti, Simu. Tu non sei responsabile della vita privata del presidente. Luis, io sono il segretario generale di un partito che si chiama Unione per l'Ordine Morale. E il cui presidente è morto fra le braccia di una puttana minorenne negra. Oh. Una pacchia per i giornalisti. Vedrai. Mangerei volentieri un cioccolatino. Ah! Eh no, si è scordato un pezzo di scritta. Tattino non è mica tattina. Eh no, al mio Lolo la sua tattina. Io avevo detto tattina, non tattina. E adesso come si fa? È un disastro. Pazienza. Che odorino. Stai meglio adesso? Oh, ci verrà a trovare. Verrà a trovarci con quella là. Anzi, a proposito, bisognerà sistemare in qualche modo la sua stanza, eh? Ci metterei un matrimoniale e due lettini. Sì, perché avremo dei nipotini. Mm? Oh, Renato, guardami un po'. Oh, già ti vedo. Ah! Ma sì, ti vedo nei panni del nonno a spingere la carrozzina con i tuoi ciondoli. Ti sbatto le uova. No, per favore, almeno in cucina lasciami fare, eh? In cucina comando io e basta. Ah, la cucina è il tuo regno, sicché... Sì, tu fai la vedette sì. Sulla scena e io la faccio qui. Ah, è così? E allora ti lascio ai tuoi intruglietti? Ecco, bravo. Uff! Non si fa trovare, eh? Bene. Ehi! Non fermarti, prosegui, fai il giro. Era proprio lui, non vuole intervista, eh? Il signor Charrier non c'è. No, penso che non rientri, no. È da stamattina che suona. È tuo padre che è scomparso. Mamma. Io vorrei dirti una cosa. Sì? Ecco. Riguarda i genitori di Laurent. Oh, non ti preoccupare. Ne riparleremo con tuo padre. No, mamma, è questo che non voglio. Ma sì, sì. Avrai una sorpresa. Ma cosa fai lì? Non li hai visti? Li ho tolti alla porta. Ho dovuto prendere una scala. Ma è pericoloso. Potevi cadere. Infatti sono caduto. Oh.
La centesima. Ti puoi immaginare come ho passato la mattinata? Ti avverto, Simo, io me ne vado. I giornalisti che telefonano di continuo, che ridacchiano per telefono, io non ne posso più. Ma non soltanto i giornalisti, tutti ridacchiano, sghignazzano tutti, anche per le strade. E di chi sghignazzano? Chi è il loro simbello? Questo qua! Grazie al presidente Berthier l'ordine morale è diventato una vera buffonata. Grazie, signor presidente, grazie tante! Vecchio maiale! Ci sarebbe una soluzione, Simo? Un gran matrimonio in bianco. Cosa? E al più presto possibile, per riacquistare tutta la tua dignità. Morale, famiglia, tradizione. Adrienne che sposa il figlio di un alto diplomatico. Presidente, puttana, via tutto. Conduci Adrienne in chiesa. E chiedi anche la benedizione del Papa, se occorre. No, non sta a sentire, Luigi. Sono già completamente finito. Se ci aggiungi poi anche le tue cazzate, io crepo. Falla sposare, Simon. È in gran pompa. E impersonerai di nuovo l'ordine e la tradizione. I genitori di questo ragazzo, dove abitano? Eh no, io non ritrovo un milione di volte, sono una professionista. Io assumi pure dei dilettanti, se ti va, ma che non disturbino i veri artisti. Vedrai che casini combina questo tuo signor Salomè von Liebig mentre io canto. Avanti col playback. Qui solo con me si è sempre stati molto esigenti. Ho dovuto provare qualsiasi ora mi faceva comodo. Testa in ordine, in costume e coi riflettori. E gli altri magari in mutande e offensive. Vieni, vieni un po' qui, piccolo. Vorrei che il signor Baldi ti suggerisse i movimenti, per la regina di Broadway, perché finora hai fatto il ballo dell'oca, o il saltapicchio tirolese, o cavolate del genere. Papà, devo parlarti. Sì. È molto carino essere ventenne di coscia lunga, ma da qui ad avere talento. Ti rendi conto, piccolo? Papà, è importante. Sì, paziente, sta provando al bene. Stop! Stop! Renato, ma hai visto cosa ha fatto? No, non ho visto, stavo parlando con Laurent. Ha fatto le bolle. No. Questo fa le bolle col chewing gum mentre canto. E io non posso sopportare quelle bolle mentre canto. Giovanotto, cos'è questa storia delle bolle mentre Madame canta? Madame ha ragione di incazzarsi. Anche se è uno spettacolo di travestiti, l'arte va sempre rispettata, piccolo. Serve la testa, ricordalo. Devi concentrarti, pensare al tuo personaggio. La tua è un'interpretazione psicologica. Tu sei un bel ragazzo straniero che passeggia di notte per Broadway. Così, con fare maschio, improvvisamente ti trovi di fronte quel gran pezzo di figliuola. Lei ti guarda, tu la guardi e affascinato le lanci una specie di richiamo sessuale che esprimi attraverso il bacino, così. Prova un po'. Come interpretazione psicologica non è niente male. Papà. Laurent. Abbi pazienza. Torno subito, cara, continuate pure voi. Posso parlarti un minuto? Dimmi, cosa c'è? Andiamo su, lì è più tranquillo. Tu lo sai che vengono i genitori di Adrienne. E allora? Vengono per conoscerti. E c'era bisogno di farmi interrompere le prove. Beh, Adrienne ha raccontato che sei un addetto culturale e che hai un sacco di figli. Ma allora è anche scema la tua fidanzata. Papà, quando mi hai iscritto a scuola, ricordi cosa mi hai detto? No. Io invece perfettamente. Ah, sì? Ma hai detto, se ti chiedono che lavoro fa tuo padre, di commerciante. Ma cosa c'entra? Il padre di quella ragazza, spero, sarà di vedute un po' più larghe dei professori. No, papà, al contrario. È Charrier, il deputato. L'ordine morale, hai presente? E Adrienne, alla domanda cosa fanno i genitori di questo ragazzo, ha risposto addetto culturale all'ambasciata d'Italia e madre di famiglia. Ah, e allora che cosa faccio? Mi iscrivo velocemente nelle liste del corpo diplomatico? E Albin che cosa fa? Zac, se lo fa tagliare? Se suo padre scopre che ha mentito, finisce in tragedia. Cerca di aiutarci, papà, ti prego. E in che modo? Intanto, se si potesse allontanare Albin per qualche giorno. Albin? Ci pensi tu a cacciare via Albin? E poi togliere qualche fronzolo da qui. Per esempio? Quell'affarino lì, per esempio. Poi, non so... E questo, magari? Il discovolo? E perché? Ma dai! È quello là! È tutto? Ma papà, non saprei. Io renderei tutto più semplice, più spoglio, ecco.
Capisci, no, cosa intendo? Insomma, non va bene niente in questa casa. Ricordati che questa casa non è soltanto mia, è anche di Albin. E quindi ci vuole il suo consenso. Siamo intesi, Laurent? E anche tu dovresti fare un piccolo sforzo. Uno sforzo in che senso? Cercando di correggere quello che hai di un po' speciale nel tuo modo di essere, ecco. Cosa c'è di speciale in me? Papà. Allora, ho fatto ridipingere il muro un mese fa. Avanti! Signor Baldi, il signor Albin e Salomè stanno litigando. Gli vuol togliere il chewing gum. Vengo. Sì, porto il fondotinta, vivo con un uomo e sono una vecchia checca. Ma ho trovato il mio equilibrio. Ci ho messo 20 anni per raggiungerlo. E non sarà certo il tuo deputato a farmelo perdere. Me ne frego del tuo deputato, io. Me ne frego del tuo deputato. Taglia la corda e sa che qualcosa non va dentro. Dove vanno? No, casa. Potremmo sapere dove è diretto l'onorevole Charrier? Saint-Tropez. Ma cosa fai, Simon? Io non ci voglio parlare. Tu invece uscirai dalla porta e li affronterai. Su, vieni. No, lasciami. Bisogna dare loro una notizia come avevamo stabilito. E allora fallo tu. Dopotutto un'idea tua, no? Simon, ti prego. Simon, un corno. Dia l'autista di fare il giro. Ma Simon... Lei sta partendo, onorevole, se non vado errato. Sta andando ai funerali del suo presidente? Che succederà adesso all'unione dell'ordine morale? Questa morale non ha subito una piccola inclinatura? Su, un bel sorriso, onorevole. Signori, non posso dirvi altro che questo. Oh, bravo. Mi assento per qualche giorno per occuparmi di un avvenimento che è allineato perfettamente con lo spirito del mio partito. Ecco. La, è di umore nero il padroncino bianco. Gli ho chiesto se ha riposato bene e mi ha risposto: ti conci come una mignotta. E ha ragione. Anzi, questa sera ti metti la divisa da cameriere, col tuo bravo farfallino nero. Questo poi lo porti in cantina. E anche quello. Oh, poi facciamo sparire tutti questi fronzoli, questi ninnoli, questi... Via, nascondi tutto, tutto. Questo specialmente giù, in cantina. Non ce n'è più bisogno. Grazie, papà. Laurent, non mi rompere le palline anche tu, per favore, Ora devo parlare anche con il povero Albin. Mi sento svenire. Dimmi tu che cosa gli racconto. Cosa gli racconto? Eh? Gli dico vattene perché disturbi? Io a lui vattene perché sei una checca? Beh, trova una forma più carina. Come va? Picchia. Non dovresti stare al sole così, però. La tintarella dona. Sì, lo so. Ma nel tuo stato il sole non va mica bene. Ma qual è stato, scusa? Ma ti sei guardato allo specchio stamattina? Perché? Cosa ho? È un colorito. Oh, bronzo rame? Sì, verde rame. Sono preoccupato, sai. Io penso che avresti bisogno di un periodo di vacanza. Ma perché dovrei prendere delle vacanze, scusa tanto? Io mi sento in gran forma. Va bene, come non detto. Renato, perché dici così? Mi fai paura. Tu hai saputo qualcosa? Il dottore ti ha detto qualcosa e tu me la nascondi, forse? No. Il dottore non mi ha detto assolutamente niente. No, sono io che penso che siccome sei molto nervoso, sei un po' giù, hai quelle occhiaie, forse 2 o 3 giorni di riposo non ti farebbero male, ecco.
Senti un po', caro. Stai tentando goffamente di prendermi in giro, vero? E per ragioni fin troppo ovvie. Tu cerchi di fregarmi. Guarda che non ho più 15 anni. Certi trucchetti li conosco. E questo, Renato, non è bello neanche tentare. No? Non è degno di te. Senti, Aben, ti stai sbagliando, ti assicuro. Sai che giorno è? No. È il 25 giugno. Ah, oh, sì. Ah, tanti auguri. Il giorno del nostro anniversario. Ah, scusa. 20 anni di vita in comune. 20 anni felici. E tu scegli proprio questo giorno per mentirmi nel modo più spregevole ed ignobile. E per tentare di tradirmi. Alben, tu vuoi bene, Loren. Come una madre, allora? Se vuoi bene, Loren, devi andartene. Jacob! Il padroncino bianco ha chiamato. Piantala con le stronzate e porta via il discobolo. Subito? Sì, spicciati, che c'è poco tempo. Va bene. Se che mi si esilia, mi si scaccia come un lebbroso. Ma ci no, si vergogna di me. No, che io che ho fatto le nottate per quel bambino, che gli ho sacrificato tutto me stesso, che gli ho fatto da madre per 20 anni. Alben, ascoltami. No! Sei tu che devi ascoltare me, Renato. O io resto qui al mio posto per ricevere i consuoceri, o io non rimetterò più piede qui dentro. Allora, te l'avevo detto di aspettare un po'. Lascia stare. Non fa niente. Mi si esclude, è evidente. Mi si scaccia da casa mia. Non ha importanza. Me ne andrò. Sì, vi lascio. Niente paura. Il mostro se ne va. Sei contento adesso? Alben. Vieni. Su, rientra. Vieni a piangere a casa almeno. No! Alben! Alben, su, non fare la cretina, torna a casa. Non voglio più vederti, hai rovinato tutto, Dio. E va bene, hai vinto tu, resterai. Oh, non ne posso più, il cuore, Renato, il cuore. Sì, ma non facciamo scena. Non so più tanto giovane, tutte queste emozioni è troppo. Sto crollando, sai, senti pure il mio polso. Sì, andremo dal medico. Però adesso andiamo al bar. Prendiamo qualcosa di forte. È la fine. Un pastis. Amore, non voglio il pastis. Dove mi porti? In separate. Dov'è? È la debolezza, sai. Non mangi niente da 2 giorni. Sì. Buongiorno, signor Baldi. Buongiorno, signor Alben. Buongiorno, tè e fette biscottate. Il signor Alben sta male? No, solo un piccolo collasso. Non vuole sdraiarsi un po'? Mm. No, non è necessario. Basterà un tè. Subito. Con le fette biscottate. Beh, come facciamo allora stasera? Un bel problema. Oh. Capirai, due uomini come noi. Cosa gli possiamo raccontare? Oh, grazie tesoro. Meglio di una crema rassodante. Beh, io potrei essere, per esempio, qualcuno, non so, di famiglia, ecco, un parente. Uno zio, scusa, perché no? Potresti dire che sono tuo fratello? No. Sì, è di cattivo gusto, scusa. E poi no, non sono in chiave. Oh, beh, per quanto anche tu non è che sei molto dentro al personaggio. Che vuoi dire? Loran non è andata a dire che sei un addetto culturale? Beh. Ah! Addetto culturale, ma via tesoro. Per te il barocco è una specie di calesse. Ecco il tè e le fette biscottate. Si sente meglio. Grazie. Sì, grazie molto.
Guardalo, il gran diplomatico come mangia e sentilo. Sembri una schiaccia a sassi. Il dito. Non tenere quel dito in aria così. È da zio, secondo te? Eh beh, scusa, sì. Si alza da solo. Ah, sì? Sì. Sicché uno zio uomo si muove così. Ah, sì, eh? Cominciamo a virilizzarlo un pochino, questo zio, eh? Proviamo. Bisogna che impari innanzitutto a tenere la roba in mano. Ecco, la fetta va tenuta virilmente come un macellaio. L'imburramento deve essere fatto come un facchino. E il tè va bevuto come bevo un bicchiere di vino, un bracciante del sud. Prova. E tanto per cominciare, sta su con la schiena, insomma, da Renato, uomo. Che cosa pretesti? Non piangere, per favore, non piangere ogni volta che ti faccio una giusta osservazione. Ti insegno. I pantaloni in casa li porto io fino a prova contraria. Sì, caro, sì. Bravo, imburra la tua fetta biscottata, su, imburra. Sì, caro. Vediamo un po'. Cominciamo a vedere come imburri da massa. Sì, da ma... Ah, ma tu allora lo fai apposta, lo sai, eh? Bene, bravo. No, no. Prendi un'altra fetta. Non ci riuscirò mai, mai, mai. Non piangere, per favore, non piangere. Tienila bene la fetta, salda, con mano ferma, con maschia decisione, ma non volgarmente, capito? Cerchino. Con signorilità. La fetta biscottata del vero uomo. Sì, d'accordo. E adesso prendi la marmellata. La marmellatina. Sì, col cucchiaio. La marmellatina col cucchiaio. No, no, non così. Non così. Questo non è un pennello, non stai dipingendo, scusa. È semplicemente un cucchiaio. Tienilo saldo, fermo, forte. Sì, ho capito, capito? Sì, saldo, fermo, da uomo. Allora tu ce l'hai con me. Tu mi vuoi uccidere, vero? Vuoi vedermi morto così? Sì. Vecchio troione incapace. No, come vuoi tu, non ci riuscirò mai. Ho rotto tutto il biscottino. Sì, signore, ti si è rotto il biscottino, d'accordo, è grave. Ma è proprio di fronte a un dramma del genere che bisogna saper reagire da uomo, virilmente. Mi sono spiegato? Sì, ho capito. Sì, hai ragione, è chiaro. Con il tuo io devi parlare. Devi dirgli al ben. Sì, hai sbagliato, ma non è una cosa irreparabile. Puoi sempre provare con un altro. E insisti. Prendi un altro biscottino. Sì, hai ragione, glielo dirò, perché in fin dei conti non è grave, perché tutto sommato ho delle altre fette biscottate. Sai, lì per lì, il ditino. Si è alzato solo. Vabbè, su, soffiati il naso, così, e andiamo a casa. Vieni. Aspetta, scusa, mi do una rinfrescatina. No, 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 no. Che ha fatto ora? E quello sarebbe il modo di camminare, secondo te? Perché no? Ma se stasera cammini così, siamo fregati. Come devo fare? Vieni qua, vieni. Non strillarmi, eh? Prova a camminare la John Way. Ah, da duro. Bravo. Cioè? John Way scende da cavallo, si avvia verso il saloon, apre la porta e zac. Prova anche tu, dai. Devo fare John Way? Prova. Io duro. Ma questa è la sorella di John Wayne. Guarda che frocio. Di là c'è uno che mi ha detto frocio. Sei tu che hai dato del frocio al mio amico. Si va già sgonfiando, non si vede quasi più. Rilassati ora. Sei stato magnifico, meraviglioso. Sono fiero di te. Era di un ridicolo quella montagna umana. Quando ti si è seduto sopra e ti sbatteva la testa contro il pavimento. Oh, mi ha fatto pena. Uno sciocco brutto che non sapeva come picchiarti. Poveraccio. No, no, lascia. Vado a prendere del ghiaccio, gli farà meglio. Torno subito, caro. Non possiamo mica mandarlo via, sai. Gli ho detto di restare stasera. Perché? E come perché? Perché per poco non mi muore tra le braccia. Perché ti ha fatto da mamma. E poi perché ha anche il 50% delle azioni, sì, del locale. Sì. E come pensi di presentarlo? Come zio. Allora siamo fregati. Calma, come sei categorico. Proprio un bel caratterino, sai. Hai preso tutto dal Ben.
Certo che l'ideale sarebbe che fra noi ci fosse una donna. Che strano, eh? Proprio qui manca una donna. Perché non provi a fare una telefonata a tua madre? Ah no, neanche per sogno. No, perché? Lo sai benissimo, mi ha lasciato solo per 20 anni e io non voglio chiederle niente. Ma non si può certo dire che tu collabori, eh? Vabbè, ci penso. Ci penso io. Non starei parlando seriamente? Andare a cercare quella strega dopo quello che ci ha fatto? Ma diamo i numeri, diamo. Perché no? Scusi, la signora De Blanc. Signora. Chieda alla segretaria di là. Oh. Sì, avanti. Per favore, la signora De Blanc. Avete appuntamento? No, ma le dica che c'è il signor Baldi. Se non avete appuntamento, mi stupirebbe che vi ricevesse. La signora De Blanc è molto occupata. Provare le sembra molto difficile. Le dica che c'è Renato Baldi. Aspettate nella hall. Un po' antico, eh? Sì. Il presidente la riceve subito, si accomodi. Sì. Io vengo con te. No, ti prego. Non no. Ti lascio solo con quella satanata. Stai tranquillo. Io so di che cosa è capace quella. La signora De Blanc sta aspettando. Vengo. Non ti preoccupare, guarda 5 minuti e torno. Buono. Permesso? Renato Baldi. Signor Presidente? Il povero Charles ha avuto un infarto e... Siediti. Di solito non bevo mai di mattina, ma per l'occasione. Che cosa può averti spinto da me? Nostro figlio. Niente di grave. Eh sì, si vuole sposare. Di già? Ma quanti anni ha ora? Non te lo ricordi neanche più, eh? Beh, certo, quel ragazzo per 18 anni me lo sono cresciuto io. Sì, lo so. Sei qui per rinfacciarmelo? No, per carità. Solo che per la prima volta Lorana ha bisogno di te. Non c'è alcun problema, sistemo i miei tedeschi e questa sera sto con voi. Grazie. Ma figurati, ho fatto talmente poco per mio figlio in 20 anni. Beh. A volte mi sento colpevole. No, non devi. Non avevo lo spirito materno. Io sì. Lo so, ha avuto una gran fortuna. Bene, a che ora questa sera? Alle 8. Facciamo la nostra piccola recita. Poi quelli ripartono subito e la cosa è sistemata. D'accordo? Ti ricordi la rivista? Se me la ricordo. Quanto eri bello tu. Oh, non avevo mai visto un corpo così. Beh, adesso non mi imbarazzare però. Ti ricordi il tuo spavento? Altro che, a momenti mi viene l'infarto. Capirai, entro in camera... E nel letto trovo una donna. Ero entrata dando una mancia al portiere. 50 franchi, mica poco allora. Sì, ma io ero completamente ubriaco. E così quando ti ho vista sul letto nuda mi sono detto: proviamo un po'. Nella vita bisogna provare tutto, non ti pare? Ne avevano parlato tanto di questa cosa. Me la sono cavata, no? Quanto è durata tra noi due? È una lunga relazione. Da mezzanotte e mezza alle 3:15. 2 volte però. Hai ragione, fa un po' caldo qui dentro. Non sei male neanche adesso. Ah, sì? Qualche chilo in più, ma ti dona.
Ti fa più virile. Oh, ma che cosa sono questi pelaggi? Sono pelaggi. Non ce l'avevi quando t'ho conosciuto? Ero così giovane, mi radevo per la scena. Mi radevo, lui. Certo. Se li radeva così quella notte io non me ne sono. Ah, no, no, ti prego. Ma ora ci sono, no, che bei pelacci, ma mi piacciono da impazzire. La camicia di Crespo. Scusa, con le tue unghie, tu, guarda, guarda. Guarda, ma hai tirato un filo. Cosa fai adesso? Che cosa vuol dire quella luce rossa? Che non bisogna disturbare il presidente per nessun motivo. Hai tu i miei occhiali? Io no. Ma come, l'avevo dati a te? Beh, ah, non più. Dunque, vediamo. Ah, ecco qua. La morte del presidente Berthier. Niente, non niente. Non parlano di quella là, eh? Perfetto. Ah, carriera esemplare. Arresto cardiaco. Niente, anche qui. Benissimo. E qui niente, meglio di così. A volte è utile avere amici fra i direttori dei giornali. Lo sapevo, io lo ne ero sicuro. Ma che carogna! Due colonne. L'allegra morte del presidente Berthier, figlio di puttana! Simon! Ascolta! Ecco, senti qua. E sembra che l'ultima frase pronunciata dal presidente Berthier, emblema dell'ordine morale, sia stata: e ricordati del mio regalino! Carrozza di carogna! Che carogna! Possa crepare! Dimentica tutta questa storia, Simon. Pensa allo scopo del nostro viaggio. Così. Me l'ha noleggiato l'antiquario all'angolo e lo rivuole domani. Ho arredato in chiave tutto il salone. Spero che i tuoi ospiti apprezzeranno. Cos'è un santuario? Grazie, Jacob. Avrei tanto voluto conoscere i miei nipotini. Non vada via, signore, non ci lasci. È la vita, Jacob. Cos'è, una riedizione della capanna dello zio Tom? Oh, lo so. So come stanno le cose. Mi ridono dietro. E non solo giù al night, anche per la strada, dappertutto. Oh, io me ne rendo conto, sai, di essere ridicolo. E allora mi son detto che c'è un solo posto dove nessuno è più ridicolo. E ci vado. Addio, Renato. Signora! A te lascio il mio giradischi stereo, i miei stivali rossi e le mie parrucche. Ma dove vai? Dove vai? A Foissy. Foissy? Ma se non c'è niente a Foissy, c'è solo il cimitero. Per questo ho preso solo il minimo indispensabile. Va, al cimitero con lo spazzolino da denti. Addio, Renato. Non vada, signora! Fa che non muoia! Continua lo sceneggiato. Rispetti il dolore.
Sai, il mio cimitero è a Goliath Lombardo. È il più bel cimitero del mondo. Ci sono alberi, cielo è azzurro, fiori, uccellini. Il tuo in confronto è una merda. Sì, sì. Penso proprio che a Quassì seppelliscano i morti nella merda. Scusa se te lo dico, sai, ma ormai sei diventato una vecchia carcassa. Non vali più niente. Sei diventato ridicolo. Fai ridere. Ma è appunto per questo che io sto con te. Perché fai ridere. E allora sai che cosa faccio? Pianto baracca e burattini e vengo con te nella merda. A Fossi. Per ridere. Ogni volta che ti trovi solo con quella salta fuori il vizietto. Oh, il vizietto. Due volte in 20 anni, andiamo. Vabbè, vorrei vedere, alla tua età, con un altro figlio ti saresti ritrovato solo. E poi, vecchia mia, te lo spupazzavi da solo a un altro marmocchio. Eh no? Non avrei potuto sopportarla, una seconda maternità. Che cosa ti fa scompisciare tanto? L'idea che tu sia rimasta ancora incinta. Signori hanno ordinato, posso suggerire delle crepes Z favolose? No. Alla Robespierre? Papà. Sì. Vorrei parlarti. So che in questo momento tu hai dei problemi e so che i giornalisti si interesseranno ancora di noi per qualche giorno e allora volevo dirti che le persone dalle quali stiamo andando, no? Un attimo. Cameriere! Sì, signore, vengo subito. Mi scusi un attimo, signore. Prego. Non è fresca questa carne. La cambiamo subito, signore. Ma no, lasci stare, non mi va di aspettare un'altra ora per mangiare la stessa porcheria. Volevo solo far notare che è scandaloso che in un locale come questo si rifiglia ai clienti carne che puzza. Non credo, ma se per lei puzza gliela cambio. Mi dica cos'altro posso fare. Le dico quel che farò io. Scriverò alla Michelin. Avrete poche stelle sulla prossima guida. Hai tutto? Può andare? Molto bene, Simo. Stavi dicendo dei signori da cui stiamo andando? Niente. Niente di importante. I am waiting for the night where trouble. Oh, bravo Jacob. Molto, molto bravo. Un perfetto cameriere. The dark night's coming where all is. Jacob. Non hai dimenticato niente là? Non posso metterle, padroncino. Non ho mai messo scarpe. Mi fanno cadere. Vai. Fila a metterti le scarpe. E parla pure con la tua voce naturale. Molto, molto meglio. È la voce del vero maschio negro, come mi ha chiesto il piccolo Buona Bianca. Via, Jacob, via. Sei perfetto, papà. Dubito. Questo vestito mi ricorda molto mio nonno. Si vestiva sempre così. Si è suicidato a 30 anni. E soprattutto, papà, ricordati... meno gesti possibile. Anzi, non muoverti. E parla poco. Lo stretto indispensabile. Il minimo. Che c'è, non va? Mi sono vestito in modo corretto, no? Guardate, niente sulle unghie. E niente sugli occhi, sulle labbra. E sui piedi? Ah, sì.
Sì, lì ho pensato che non stonasse una piccola nota di colore. Bene. Sì, avete ragione. Conciato così mi sento ancora più ridicolo. E so che anche voi la pensate così, come me. Ebbene. Allora vi lascio. Me ne vado. Avrei tanto voluto aiutarti, piccolo. Beh, passerà. Ah, dimenticavo. La porta del NAI. Meglio chiudere a chiave. Pronto? Chi lo desidera? Mia madre. No. No. Mi spiace, non c'è. Chi è che parla? Sei tu, Laura? Laura, immagino quello che pensi di me. Ma adesso desidero che tu sappia una cosa. Dopo la visita di tuo padre, io mi sono fatta un esame di coscienza. Tu direi che è un po' tardi, ma insomma, sta a sentire, Laura. Tuo padre ha ragione. Non ne uscirete mai senza una donna. E allora io, dato che sono già per strada, ecco, se mi volete ancora, verrei. Vieni pure. Come vieni? Ma sei diventato matto, Laurent? Andrà meglio se c'è lei, papà. E Albert non lo conti? Capisci il casino che ci combina se tua madre mette piedi in questa casa? Ha detto che voleva aiutarmi, starà buono, vedrai. Ah. Dai, rilassati, andrà tutto bene. Sarà. Ad ogni modo toccalo, strofinati, ci stringilo forte. Ti abbiamo noleggiato per un solo giorno, ma se tutto va bene sono disposto a comperarti. E a sbarazzarmi del corno. Anzi, me ne sbarazzo subito. Bene. Jacob! Tutto a posto? Vai, vai. Piacere. Molto lieta. Ma vi prego. Grazie. Mio padre. Oh. Incantato. Mia figlia. Piacere. E mio marito. Fortunatissimo. Mamma si scusa, sarà un po' in ritardo. Ha dovuto sistemare i miei fratellini e sorelline nel castello dei nonni, nell'entroterra. Oh! Sì. Adrien ci ha detto che lei è padre di numerosa prole, signor Balli. Modestamente. Quanti fratelli e sorelle ha, Laurent? Sei. Sei. Oh. Sei. Complimenti. Figli non se ne fanno più, caro signor Baldi. E il nostro movimento è molto preoccupato da queste scarse nascite. Mi consente di felicitarmi. Una famiglia come la sua deve essere portata ad esempio. Prego, si siedano. Uno, due, tre. Sì, ci sono portati da Jacques. Oh, uno schifo, tutti mezzi drogati. E tu si scandalizzi per queste cose? Certo, come sarebbe? Certo come scandalizzi. Sì, pronto? Sono l'autista di Charie. Ah, attenda in linea. È l'autista di Charie. Fedica? Gli Charie sono alla gare off.
E là, ma è sicuro? Altro che, li ho lasciati adesso dai proprietari del Knight. Chiamami Moreau a Toulon, svelto. La famiglia Charrier dai Troci, che colpo. E avete fatto buon viaggio? Ah, stupendo, ottimo, tempo splendido. E in autostrada nessun problema. Abbiamo pernottato vicino a Lione, presso l'amico Bouchard. È uno che ho conosciuto durante il servizio militare e che ho rincontrato dopo parecchi anni. Si occupa di alberghi. Sì, perché ha ereditato un grosso immobile dal padre e l'ha trasformato in un albergo moderno, confortevole, confortevole, molto simpatico. Niente male, con niente male. È stata una sosta piacevole. Sì, eh? Sì. Mi piace il rigore di questa stanza. Beh, sì, per mio padre direi che questa casa è più un ambiente di lavoro e di raccoglimento che una residenza per le vacanze. Un pensatoio. Io capto subito l'atmosfera. Quando vado a casa di qualcuno capisco subito con chi ho a che fare. Sì, sì, subito. E mi fa piacere dirle che mi sento bene vicino a un uomo come lei. Lei ha sedotto mio marito, signor Baldi. Raramente l'ho sentito fare tanti complimenti. In effetti devo confessarle che pur essendo un personaggio pubblico, sì, sono piuttosto schifo. Champagne o preferite qualcos'altro? Un porto, un whisky, signora? Oh, no, 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 grazie. Solo un po' d'acqua, per favore. Sì, anch'io non bevo mai, ma oggi credo di poter fare un'eccezione. Sta attento a cosa fai, stupido. Non è niente, niente di male. È solo champagne, porta fortuna. Vai pure, Jacob, facciamo da soli. Ti do una mano. Grazie. Jacob è un bravo ragazzo, ma nel servizio lascia ancora a desiderare. Sono un vero problema i domestici in questi tempi. Altro che. Se vi dicessi quanti autisti io ho cambiato quest'anno. Lei poi avrà maggiori difficoltà, sempre in viaggio con me, per ragioni diplomatiche. Chiedo scusa. Eccomi, cari. Sono qua. Ecco mamma. Chiedo scusa ancora, sono desolata, ma oggi il traffico era una cosa, sapesse. Ogni giorno sempre peggio, è diventato impossibile. Il signor Charrier è tanto, tanto lieta. Piacere. Una gioia. Pardon. Che stella! Lo sa che sbaniavo dalla voglia di conoscerla. Il papà della cattiva, che mi porterà via il mio bambino. Cattivaccia! Pardon. Cara la mia signora, che piacere molto conoscerla. Lieta. Io scherzo, naturalmente, anzi sento di voler già bene alla sua figliola. Oh, che dolce creatura. Ma piccola, non mi abbracci, non baci la tua seconda mamma. Vieni qui, tesoro mio, non aver paura, non ti mangio mica. Che bocconcino, è adorabile. È tutta intimidita, povera piccola, ma vieni. Sei a casa tua, che birbante, Loran, così piccina. Una vera bambina. Ad abbacino, cocca mia. Oh, deliziosa, deliziosa. Dammi una sigaretta. Avverti subito tua madre di non venire più. Grazie. Che c'è, caro? Niente. Scusate un attimo, torno subito. Ma dove va quel ragazzo? Il pranzo è servito. Ebbene, Jacob, cosa mi prende? Niente, signora, niente. Questi domestici sono un vero problema. Ne parlavamo giusto un momento fa, signora Baldi. È decisamente impossibile essere serviti bene al giorno d'oggi. A chi lo dice? Non immagino neanche quante cameriere siamo stati costretti a cambiare qui io e mio marito. Tutte così poco pratiche, pasticcione. Non voglio dire cattive, ma maldestre, ecco. Sa cosa? Potrei dirgliene una dozzina di cameriere. Roger, Marcel, Luciano, Enrico. A tavola. Sì, tesoro? A tavola. Ah, sì, se certo. Non dispiace. Quando fra noi donne si chiacchiera, dimentichiamo tutto. Magnifico, splendido questo Cristo. Sì, paterno. Sì, di mio padre, nel senso che me l'ha lasciato mio padre quando è morto. È un gran bel Cristo. Prego. Allora il signor Charrier alla mia destra. Renato si mette qui a sinistra, la signora Charrier e la piccola accanto a papà e di fronte alla mamma. Vogliamo accomodarci?
Sono curiosi questi piatti, eh? Ah! Ci sono dipinti dei ragazzi che giocano. No? Ci sono tante stoviglie in questa casa che non si sa più che ci succede dentro. È un 300 fiorentino. Sarebbero dei greci, eh? Sì, io direi che sono due figure greche. Ah, salvato, ma sì, sono miracolo. Dei greci. Dei greci nelle mie fondine, luglio. Come sono capitati lì? È strano, ma guarda un po', dei greci. Che fastidio, non distingo nulla senza occhiali. Dica, sono due ragazzi, sono due ragazzi. Due ragazzi? Lei ha dei ragazzi, ma ci saranno insieme anche delle figure di donna, no? Certo che ci sono, credo di vederne una. Oh, la piccolina che cara, ma si capisce, la piccola ha ragione, certo. Ecco qua, eccone una qua, anche lei è una ragazza tutta vestita che danza. È una ragazza quella, no? Forse è un pezzo che io non ne vedo, ma non c'è da sbagliare. Lei dice? Dico, sì, caspita, vabbè. Sono due ragazzi, evidente, sono tutti nudi. Un gran bel pezzo. Sì? Ma dove ho messo gli occhiali, eh? Secondo lei? Lo tenga. Certo. È pesa, eh? Lo prendo subito. Imbecille, il servizio con i greci che si inchiappettano. Un'altra zuppiera. Io voglio vedere cosa fanno questi greci. Giocano alla cavallina, credo. Vediamo un po' cosa succede. Ecco, zuppa paesana della Martinica, una specialità di Jacob. Signor Baldi. Oh, scusate un attimo. Jacob, continua tu, per favore. Io vado a togliere quel Cristo alla signora. Sì. Pardon. Mi scusi, signora. Credevo lo volesse portare a tavola. Dia a me. Grazie. Ecco, s'accomodi. È pronto. Prego. Buon appetito. Grazie. Allora ci sono due entrate, lì e al night. Moren e Chavez al night e noi restiamo qui. Bene, vai. Contate di restare molto sulla costa? No. Oh. Non amo star troppo lontano dalla mia circoscrizione. Poi. Dalla sua? Dal mio giro familiare di lavoro. Ah, e poi le confesso che l'ambiente di qui, la sua sregolatezza, la libertà di costumi, mi fanno star male, ecco. E a proposito, non vi disturba questo night che imperversa qua sotto? Un night? C'è un night qui? Sì, è anche piuttosto malfamato, pare. Si chiama La Cage aux Folles, credo. Ah, la Cage aux Folles. No. Ma ci state sopra e dividete le mura con quella gente orribile. Ah, ma solo le mura, mura robuste. Ah, certo, non la frequentiamo. Santo cielo, ci mancherebbe, quello è un altro mondo. Sì, ma chi è il proprietario dell'immobile? Io. E lei? Ha affittato il suo scantinato al proprietario di un night? No. Sì, sì, certo. Vero. Sì, ma noi non sapevamo che quello era un proprietario di un nightclub. Naturalmente. Non ce l'aveva detto. No, è un uomo che parla così poco e così taciturno. Uh-huh. E allora, giusto buongiorno, arrivederci, non è uno di quelli che ti dice badate che io intenderei mettere su un night nel vostro scantinato. Non è tipo quello, per carità. Pardon. Allattare tanti figli a volte. Vogliamo parlare del matrimonio? In fondo siamo qui per questo, eh. Ma si capisce, tanti nostri bambini sono già d'accordo. Dobbiamo parlare noi papà e noi mamme. Prego. Vi confesserò che all'inizio io ero un po' contrario a queste nozze, ma poi mia figlia mi ha parlato così bene della vostra famiglia, della vostra rispettabilità, della serietà. Questo ha detto sua figlia della nostra famiglia? Sì, e mi ha, come dire, rassicurato. Io pensavo che Adrien era troppo giovane per sposarsi, e suo figlio lo stesso, ma visto che si amano tanto e che non riusciamo a farli ragionare, e poiché si sono scelti. E poiché si sono scelti? Ebbene, penso di dover confessare che anche noi siamo stati
un po' contraria a questo matrimonio all'inizio. Soprattutto io. Voi capite? Una mamma accetta difficilmente di vedere andare via un figlio con un'altra donna. Beh, certo, bisogna dirsi, è la vita. Anche se ci addolora. Si sa, a un certo punto, i figli ci lasciano e noi ci ritroviamo soli. Ahimè, è il destino dei genitori. Vogliate scusarci un attimo? Vieni un momento, cara. Ma sto parlando di cose importanti, amore mio. Ma che cosa c'è di così urgente? Scusate se... Ma tesoro. Ma che diavolo t'è preso? Guardati allo specchio. Guarda. Sì, beh, d'accordo, si è un po' girata appena un po' roba. Ma perché? Perché ti sei conciato in quel modo? Ma ti assicuro che ci credono, Renato. Sono stati deliziosi tutti e tre, come hai visto. Gli ho fatto un'ottima impressione. Quale ottima impressione? Se se ne accorgono, va tutto all'aria. Tu perché ti ci mischi, scusa? E poi non lo faccio certo per te, ma per Laurent. E poi sta marciando tutto bene. A teatro funziona, ma non nella vita. Non bastano le cipre e le creme. Se l'onorevole ti fa il baciamano, si riempie la bocca di peli. Che volgarità. Beh, io vado, una padrona di casa. Non piace agli ospiti a metà pranzo così da soli, non è carino. La parrucca. No. Renato, ridammi la parrucca. No. Ridammi quella parrucca. No, no e no. Ecco, non se l'aspetteranno mai, sono sicuro, sarà una fantastica sorpresa! Figurati la faccia che farà Alba, eh? Desidera? Il signor Baldi, per favore. Il signor Baldi è di sopra, ma si passa di fuori. Io sono la mamma di Laurent. Venga, signora, l'accompagno io. Grazie. Su, allora proviamo, dai. Tanti auguri a voi. Tanti auguri. Piano. Tanti auguri. Ma insomma, che razza di modi sono, lasciarci soli così? E il figlio che scompare addirittura prima di cena. Ma forse aveva una commissione da fare, le sigarette, lo so. E poi quella donna così strana, parla in un modo che... Ogni tanto viene fuori con quell'uovo, qualcosa che io... A me sembra gentile. Hanno bussato, no? Eh sì? Beh, e allora, dov'è quel cameriere? Chi è là? C'è la mamma di Laurent, signor Baldi. Come la mamma di Laurent? Oh! Sono io, Renato, aprimi. E ha cambiato voce. Oh, chi è là? Sono la mamma di Laurent. È chiuso. Il signor Baldi non c'è, io non ho la chiave. La chiave è in quella nicchia, vicino alla porta. Dice che la chiave è nella nicchia, che nicchia? Alla sua sinistra. Ah! Il signor Charrier, immagino. Anna Maria Baldi. Sono davvero felice di conoscerla. Oh, sua figlia è adorabile, signora. I miei complimenti. È veramente deliziosa. Sapevo che il mio Laurent aveva gusto, ma... Signor Baldi, suo figlio, quante mamme ha? Vuol ripetere la domanda, per favore? Sì, gliela ripeto. Quante mamme ha suo figlio? Una sola, Alben. Fortunatissimo, signore. Tanti auguri a voi, buoni. Ma che gentili! Anche la mamma! Grazie, mia bambina! Grazie ancora! Felicità! Laurent!
cari! Felicità anche a lei! Evviva! Evviva! Che gioia! Via! 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 La Cajofol? I? Oh, travestiti! Papà, lascia che ti spieghi. Ma che cosa mi hai raccontato? Che balle mi hai raccontato, eh? Ha detto culturale, eh? Madre di famiglia, vero? Allora facciamola finita, eh? Io volevo dirti la verità, ma ho avuto paura. Sono 18 anni che ho paura. Ma io no! Signor Chardier, la prego. Andiamocene. È di corsa. Avanti, cammina tu. No, io resto. Beh, allora resta. Io non ho più una figlia. Io non ho più figli. Via di qui, via di qui. Eccolo, è lui. Non si può uscire. Simo. I giornalisti. Ah, questa è la fine, il cataclisma. Ah, bel colpo, eh? Il grande matrimonio in bianco. Scusa. La pompa magna e magari la benedizione del Papa. Mi hai distrutto. Che ci faccio con queste foto? Sono una merda. Che cosa hai ripreso secondo te? Una porta. Charlier che apre una porta. A cosa mi servono, eh? Non possono uscire. Vedo già i titoli sui giornali domani. Dopo il presidente Berthier e la sua puttana, il deputato Charrier folleggia tra i travestiti. Oh. Mi permette, onorevole? Guardi che davanti a questa porta non c'è l'insegno con scritto La Cage aux Folles. Lei può uscire quando vuole. Mascalzoni. Hanno bloccato la porta. Bloccato? Chiaro, vogliono impedirvi di uscire da quella porta per farvi passare dove conviene loro. Passare dal night? Ed è lì che vi aspettano. Dal night? Io, coi travestiti, no! Chiamiamo la polizia! No! No! La polizia mai è polizia! Oh. Una scala! Non avete una scala? Ma è una mania quella delle scale, Simon! Allora sono fottuto! Sono fottuto! Sono fottuto. Sì, Renato, questo pover'uomo è proprio nei guai. E anche sua moglie, direi che è un po' nella merda come lui. Dovrebbero far pena. Bene, dovrò risolvere io la situazione come succede abitualmente. Allora lei vuol filarsela tutto qua, eh? Senza scandali, senza pubblicità. Oh, ma senta... È la prima volta, ma poi ci si abituerà. Ma cosa dice? Glielo dico sì, poi lo farà da solo, vedrà che sventola. Lei è un pezzo di donna che le giuro, se fossi uno che... Ah, ma sei orrendo, Simo! Ma sì, l'ho detto anch'io, il bianco mi ingrossa, io volevo il nero. Ma no, ma no, cosa le mette in testa? È un pezzo di figliola che levati. Si sbrighi, si sbrighi e sculetti un po', no? Mercedes, falla ballare e portati verso l'uscita. Permette? Vuol ballare? Là, che hai culo. In albergo, subito in albergo.
Quanto mi dai? Ma cosa guarda? Sono io il padrone, come ti permetti? Calma, vecchia battona, calma! A chi battona? A chi? Vecchia, non mi riconosci, imbecille, questo stronzo! Ma dato me la battona, l'ho mai! Calma io! Buongiorno. Hai visto? È venuta, io lo sapevo. Te l'avevo detto che non volevo che venisse qua. Ma non potevo, è sempre la madre di suo figlio. È normale che ci sia. No, che non è per niente normale. È comodo far la parte della brava mamma dopo tanti anni. Ti avverto, Renato, che se quella strega ti segue, al ricevimento non ci sarò nemmeno se mi pregate. Siamo insesi? Non fare disterica. No, io me ne vado. E non c'è al ben che tenga. O ti togli il vizietto di guardare le donne o io me ne vado. Ti prego. No, ti prego un corno, ti prego. Ne ho fin qua su io. E dirai tutto al piccolo. Glielo dirai a Laurent e lui capirà perché mi vuole bene. Capirà perché la sua tatina il giorno delle sue nozze è scappata via. Ed è rimasta a casa tutta sola a piangere. Sola come un cane. Perché questo maledetto vizio che hai, io non lo sopporto più. Ecco.